Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne. Per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio. Tu mi farai, perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 17 e 18, no, 21 e 22, 17 e 20 ottobre 1900. Continuando a venire il mio adorabile Gesù, mi pareva di vederlo tanto sofferente che faceva compassione e gettandosi fra le mie braccia mi ha detto: Figlia mia, spezzami il furore della mia giustizia, altrimenti. In questo mentre mi è parso di vedere la giustizia divina armata di spade, di saette di fuoco che metteva terrore, ed insieme la fortezza con cui può agire. Onde tutto spaventato ho detto, come posso spezzarvi il furore se vi vedo così forte da poter in un semplice istante annientare cielo e terra? E lui. Eppure, un'anima sofferente ed una preghiera umilissima mi fa perdere tutta la mia fortezza e mi rende tanto debole
da farmi legare da quell'anima come a lei pare e piace. Ed io, ah Signore, in che aspetto bruto si fa vedere la giustizia? E Gesù ha soggiunto, non è brutta, se tu la vedi così armata, ciò hanno fatto gli uomini, ma in se stessa è buona e santa come tutti gli altri miei attributi. Perché in me non ci può essere neppure l'ombra del male. È vero che l'aspetto comparisce aspro, pungente, amaro, ma i frutti sono dolci e gustosi. Detto ciò, è scomparso. Questa mattina, nel venire, il mio adorabile Gesù mi faceva vedere i suoi attributi e mi ha detto: Figlia mia, tutti i miei attributi stanno in continua attitudine per gli uomini e tutti esigono il loro tributo. Poi ha soggiunto: come la giustizia vuole la soddisfazione di ciò che è ingiusto, così il mio amore vuole lo sfogo di amor, d'amare e di essere amato. Tu mettiti nella giustizia e prega, ripara, e quando ricevi qualche colpo abbi la pazienza a sopportarla. Poi passa nel mio amore e dammi lo sfogo dell'amore, altrimenti resterei defraudato nell'amore. Come questa volta mi sento tutta la necessità di dare sfogo al mio amore represso, e se non mi venisse dato di farlo, languirei e verrei meno. Mentre così diceva, ha cominciato a baciarmi, a carezzarmi, a farmi tante tenerezze di amore che non ho parole a saperle manifestare. E voleva che io non contraccambiassi dicendomi: come io sento il bisogno di sfogarmi con te in amore, così tu hai bisogno di sfogarti in amore per me, non è vero? Onde, dopo esserci sfogati a vicenda in amore, è scomparso. Come sempre nella loro brevità, questi due capitoletti contengono delle luci, ecco, dei soli, dei piccoli soli, per usare un termine tipico del mondo del divin volere, veramente abbaglianti, stupendi, bellissimi e assai istruttivi e formativi. Il primo capitolo parla del tema oggi tanto ostico della giustizia di Dio, di cui si ha a volte tanto riguardo e tanta remora di parlare. La giustizia è anche una virtù cardinale, la giustizia è qualcosa di meraviglioso in se stessa. E noi dobbiamo fare sempre molta attenzione a essere anzitutto giusti. La giustizia non è esigere il pagamento dei debiti, soltanto quello lì, no? Ecco. Ma è fondamentalmente, come dicevano già i Romani, il dare a ciascuno il suo. Quindi è bellissimo quando Gesù dice che i miei attributi sono tutti quanti in atto di essere rivolti verso gli uomini, no? Bellissimo, no? Stanno in continua attitudine per gli uomini e tutti esigono il loro tributo. Cioè, quando noi pensiamo alla giustizia di Dio, non dobbiamo pensare subito, ecco, a questa immagine che Luisa vede armata di armi, di spade, di saette di fuoco, eccetera, eccetera, no? Ma dobbiamo pensare innanzitutto a tutto quello che ci rende, appunto, a titolo di giustizia, nel senso che lui a ciascuna anima, a ciascuna persona dà il suo e quello che è giusto sotto tutti i punti di vista per la sua persona, in grazie corporali, spirituali, doni e quant'altro. Noi non lo vediamo, ma è così. E essere giusti è anzitutto dare a ciascuno quello che gli spetta ed essere attenti. Il nostro prossimo, nei nostri confronti, ha vari crediti, ha varie carte di credito. Per esempio, tutti hanno il bisogno, tutti hanno diritto al nostro rispetto. Rispettare il prossimo non è un atto di misericordia, è un atto dovuto. Tutti hanno diritto alla buona fama, per cui astenersi dalla maldicenza, dalla mormorazione, peggio ancora dalla calunnia sul prossimo, è un dovere di giustizia, tant'è vero che farlo contraddice l'ottavo comandamento. Sono i 10 comandamenti che regolano i doveri che noi abbiamo secondo giustizia. Cioè, abbiamo dei doveri verso Dio, cioè rendere a Dio il culto che gli è dovuto, che è sostanzialmente ciò che fondamentalmente
forma la materia dei primi tre comandamenti. È un atto di giustizia, non è che noi gli facciamo un favore al Padre Eterno. Quindi questa è in se stessa una bellissima virtù, per questo che Gesù dice: sì, veramente l'aspetto comparisce aspro, pungente e amaro, ma i frutti sono dolci e gustosi. E questo aspetto aspro, dolce, pungente e amaro, prosegue, questo Gesù lo fa sempre notare, non dipende da me o da lei, ma ciò hanno fatto gli uomini. Cioè, se gli uomini sfidano in continuazione, provocano in continuazione la divina giustizia calpestando grazie, doni, richiami, misericordie di ogni genere che il Signore fa, come disse Gesù a Santa Faustina, tra poco comincerà, ecco, il Venerdì Santo, no? Per chi la desidera fare, la bellissima novena alla Divina Misericordia, no? Gesù disse a Santa Faustina, dice, io il mio massimo attributo è la misericordia, e questo voglio fare agli uomini. Tuttavia, quando l'uomo si chiude colpevolmente alla misericordia, deve passare per la mia giustizia. La porta della misericordia è sempre aperta e io sono molto felice di potergli fare, sarei molto felice che tutti passassero per essa. Quella della giustizia la apro a malincuore quando sono costretto, ma a malincuore quando sono costretto la apro, non è che non la apre. Quindi una catechesi, una meditazione corretta sulla divina giustizia, ecco, equilibrata, senza, ecco, attribuire a questo divino attributo, insomma, caratteristiche, forme, ecco, non consone, però va fatta. Non si può semplicemente negarla e dire che Dio è solo misericordia, perché non è vero, d'accordo? E la verità non va mai misconosciuta, nemmeno con la buona intenzione di temere di mostrare un volto inadeguato di Dio. Allora la soluzione non è negare la giustizia, ma è averne una corretta immagine e darne una corretta lettura. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa, però, Luisa si manifesta sconcertata, ecco, dinanzi al timore, insomma, che i peccati degli uomini provochino, ecco, su di sé i castighi che abbiamo già visto, la divina giustizia poi lascia correre, ecco, nella misura che non vada oltre quanto la cattiveria dell'uomo si è meritata. Attenzione, c'è anche questo da considerare, cioè, perché la giustizia, per grazia di Dio, non consente che noi si soffra più di quanto ci siamo meritati. I maestri di spirito dicono che la giustizia esiste anche all'inferno di Dio, nel senso che i demoni non possono tormentare i dannati tanto quanto vorrebbero, perché se dipendessero da loro farebbero una carneficina continua. I tormenti dell'inferno sono orribili, ma nessun'anima viene tormentata, neanche un'unghia in più di quanto per il numero e la gravità dei peccati che ha commesso senza essersi pentita sia meritata. C'è un rovescio positivo anche di questa medaglia, no? E qui però dice Gesù una cosa che vale per tutti noi. Eppure un'anima sofferente ed una preghiera umilissima mi fa perdere tutta la mia fortezza. Allora, se noi amiamo Gesù e amiamo gli uomini, non è certamente un saggio discorso fare finta che la giustizia di Dio non esiste e pensare ad altro, no, affatto. È dentro questa visione corretta che noi ne abbiamo prendere sul serio queste parole di Gesù e fare in modo di fermarla, perché la giustizia esige soddisfazione, ha detto Gesù nel capitolo seguente. E quindi la soddisfazione chi gliela dà? Chi prega e chi si soffre e offre. Soffre e si offre, se preferiamo. E la potenza, Gesù dice, anche una sola anima di questo genere, quindi non ne servono tante. Serve che ci siano e che siano generose, non occorre che siano tantissime. Mi fa perdere tutta la mia fortezza e mi rende tanto debole da farmi legare da quell'anima come a lei pare e piace. Sono parole fortissime queste qui, e da prendere molto sul serio. Io penso sempre, no? Sì,
È una preghiera fatta nella divina volontà, è una penitenza fatta nella divina volontà, quindi una preghiera umilissima fatta nel divin volere, quindi fondendoci nella divina volontà. Ma quale forza potrà avere presso il cuore di Gesù? Immensa, infinita ed eterna come tutti gli atti divini. O un digiuno fatto nella divina volontà, ma quale forza, come dire, espiatrice e anche propiziatrice, trattenitrice della divina giustizia potrà avere? Anche uno solo. E via dicendo, tutte quante le possibili forme di sacrificio, di penitenza, di mortificazione, piccole o grandi che siano, che forza potranno avere? È una domanda retorica, una forza immensa. Per cui pensiamo chi prende sul serio la vita nella divina volontà e queste parole che Gesù ha detto. Facciamo questo bel cocktail, no? Cosa diventa? Diventa una benedizione vivente per tutto il mondo, anche se non lo sa. E non solo quello presente, anche quello passato e anche quello futuro. Perché magari una penitenza fatta da un figlio della divina volontà oggi, magari il Signore la userà per, che ne so, per risparmiare una cosa brutta tra 200 anni. Padronissimo di farlo, perché quell'atto, in quanto atto divino ed eterno, travalica e trascende i confini del tempo e dello spazio, addirittura negli scritti del divino volere, e questo si vede in tante circostanze, si può e si deve anche pensare che se io faccio una penitenza adesso, nella divina volontà, questa travalica i confini del tempo e entra nella dimensione dell'eternità. Quindi nel tempo però l'efficacia di questa penitenza può anche, che non so, aver fatto, prodotto effetti 1500 anni fa. E per cui, non lo so, un terremoto è stato risparmiato all'umanità 1500 anni fa per un atto di penitenza impegnativo fatto da un figlio della divina volontà oggi. Non è affatto escluso una cosa di questo genere, se uno ha capito bene cosa significa vivere nel divin volere e portare i nostri atti nella dimensione divina, che appunto trascende il tempo. È un punto il Fiat Supremo, come dice Gesù negli scritti, no? Il tempo scorre all'interno, tanto per farci un'idea che comunque non perfettamente adeguata dell'eternità, perché l'eternità lo trascende, lo abbraccia e lo accoglie tutto il tempo in un solo istante. Ecco perché quando facciamo le ore della passione non è un pio esercizio di ricordo della memoria di Gesù, l'abbiamo detto tante volte, è un farsi presente, cioè com'è possibile che la passione è avvenuta 2000 anni fa e io faccio le ore della passione oggi, che stiamo a marzo del 2018, e Gesù ne sente i benefici 2000 anni fa, perché 2000 anni dopo, 2000 anni fa, nella dimensione eterna in cui Gesù viveva, per la sua natura divina e per la sua fusione della volontà umana con la divina volontà, non ci stanno. Ci rendiamo compresenti, no? Una cosa del genere avviene con la Santa Messa, no? Santa Messa è semplicemente portare il Calvario in tutta la storia e in tutti i luoghi. Come se si compisse in quel momento il sacrificio della croce, che in realtà si compie, con l'unica differenza che, non essendo più l'atto temporale compiuto da Gesù 2000 anni fa, non c'è più lo spargimento cruento di sangue e la sofferenza fisica di Gesù. Ma tutto il resto, come insegnava il buon Paolo VI nella Mysterium Fidei, è tutto uguale al Calvario. Questa è la fede divina e cattolica, questa qui tra l'altro, quindi cioè, qui dentro gli apporti dati dalla divina volontà sono semplicemente, come dire, di tipo esplicativo e di dettaglio. Ecco. Però pensiamo se uno prendesse sul serio questa cosa, dice sì, la divina giustizia va bene, eppure un'anima sofferente ad una preghiera umilissima mi fa perdere tutta la mia fortezza e mi rende tanto debole da farmi legare da quell'anima come a lei pare e piace. E queste cose avvengono nel silenzio più assoluto, le anime che offrono queste cose non sanno gli effetti che produce, ma pensiamo alla gioia e alla gloria che avranno in paradiso quando Gesù le farà conoscere loro anzitutto, e poi le farà conoscere a tutti. E guarda un po', sto povero disgraziato che non se lo filava nessuno, insomma, che pensavano che fosse un mezzo matto. Adesso vi faccio vedere io le cose fatte dal mezzo matto, quali effetti benefici hanno prodotto all'umanità, tutti li vedranno. Questi orizzonti di fede devono aiutarci a vivere una vita terrena ben diversa da quella che
che viviamo, no? Ecco, poi abbiamo l'esplorare il secondo capitolo. Anche questo non pensiamo che sia riservato, come dire, a Luisa, anche se Luisa l'ha vissuto in forma sensibile, straordinaria e unica, insomma, no? Gesù fa una premessa, dice: ogni attributo che sta in continua attitudine per gli uomini esige il suo tributo. E mentre nel capitolo precedente, bene, gli ha spiegato bene, la divina giustizia esige, come qui spiega, che sia soddisfatto tutto ciò che è ingiusto. E quindi quando tu ti metti nella giustizia, cosa devi fare? Devi pregare, devi riparare le cose più importanti che si debbano fare e che quasi nessuno oggi fa, perché tutti pensano che i problemi si risolvono facendo, ecco, chiacchierando e operando in maniera molte volte assolutamente disordinata, pur con tutte le buone intenzioni di questo mondo. Questo bisogna correggerlo quanto prima, questo modo di pensare che non c'è niente di divino, di soprannaturale, è tutto mondano e 90 volte su 100 è anche peccaminoso e molte volte è anche molto peccaminoso, fa fare delle cose orribili, anche con le migliori intenzioni. Pregare e riparare è la cosa più necessaria. Dice Gesù, quando ti metti nella giustizia, tu prega, ripara e quando ricevi qualche colpo, abbi la pazienza di sopportarlo. Basta. Questo possiamo e dobbiamo farlo tutti, perché San Paolo l'ha scritto a tutti, non alle anime vittime. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio santo, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Capitolo 12 della lettera ai Romani, si può andare a leggere tranquillamente. Questo l'ha detto a tutti, l'ha detto. Gesù l'ha detto a tutti, chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù l'ha detto a tutti, pregate incessantemente. Attraverso le parole di San Paolo e attraverso le parabole della vedova importuna e dell'amico importuno che va a pregare di notte a mezzanotte, l'ha detta a tutti. Non sono esclusiva, d'accordo? Ecco, un'anima privilegiata e straordinaria vive queste cose in maniera un po' più intensa, certamente, più dilatata, eroica, continua, tutto quello che vogliamo. Ma questo di per sé è fattibile, accessibile a tutti coloro che prendono sul serio queste parole. E poi passa all'amore e dice: guardate che cioè, il primo più grande attributo di Dio, anzi, cioè ciò che ne esprime l'essenza addirittura, perché San Giovanni scrive che Dio è amore, non che Dio ama. Quindi non è semplicemente un attributo, quindi è qualcosa di profondo. Dice Gesù, certamente dentro la vita trinitaria le persone divine, se è lecito usare questo termine, insomma, si sfogano fra loro in una maniera perfetta e a noi va bene assolutamente inaccessibile, inconcepibile, no? Però dopo che hanno creato, volontariamente hanno creato semplicemente l'umanità per riversare tutto quanto il loro amore su chi lo voglia accogliere e ricambiare, è certo che vanno in cerca di qualcuno che questo lo faccia. Dice, passa nel mio amore e dammi lo sfogo dell'amore. Cioè, bisogna notare quante volte ricorre questo termine, lo sfogo, cioè lo sfogarsi, no? Noi diciamo nel parlare comune che uno si deve sfogare quando non ce la fa più, cioè accumulata, o se lo fa, come si dice nel linguaggio feriale comune, sclera, quindi comincia a strillare come un matto e tira fuori tutto quello che c'ha dentro, oppure parla, ecco. Vabbè, mi stava facendo una considerazione che è meglio evitarla, insomma, parla, è un fiume in piena. Alla fine, quando è finito, ecco, è finito tutte queste chiacchiere, è finito di strillare, ecco, passa da te, sei sfogato, ecco. Gesù usa questo termine, cioè l'immagine che dà è evidentissima, no? Che c'ha talmente tanto amore dentro che gli esce fuori, non lo contiene più, è come una diga che è arrivata, come dire, al culmine, come un fiume che è arrivato in piena, il fiume che è arrivato in piena a un certo punto straripa, perché non sa più dove mettersela l'acqua. È veramente, a mio avviso, sconvolgente vedere Gesù usare questa immagine di se stesso. Cioè, c'è bisogno di qualcuno che tutto l'amore che ho se lo prenda. Se lo prenda, altrimenti resterei defraudato.
Non potrei dare sfogo al mio amore represso, ma sono impressionanti questi termini, secondo me, no? E se non mi venisse dato di farlo, languirei e verrei meno. Cioè, chi dice queste cose è la seconda persona della Santissima Trinità. Non è Pinco Pacco, non è nemmeno semplicemente la Divina Maria che certamente condivide queste cose. Dove trova la Madonna i suoi innamorati? Li vuole anche lei, eh? San Luigi, San Massimiliano, San Bernardo, San Giovanni e del Beato Arno della Rupe sono stati tutti innamorati di Maria Santissima. E non mi sembra affatto che lei abbia disdegnato, insomma, questi grandi santi, no? Chiusa parentesi. Se non mi venisse dato di farlo, languirei e verrei meno. Cioè, bisogna pensarci a queste cose. E poi qui abbiamo queste esperienze particolari dinanzi a cui qualcuno si scandalizza un po', storce un po' la bocca. Io non mi scandalizzo per niente, insomma. Mentre così diceva, ha cominciato a baciarmi, a carezzarmi, a farmi tante tenerezze d'amore che non ho parole a saperle manifestare. Non c'è niente di scandaloso o di brutto in questo, assolutamente nulla. Siamo noi peccatori, come ho detto altre volte, che non siamo in grado di dare a questi gesti, che sono di per sé gesti di affetto, gesti di amore pulitissimo, castissimo, bellissimo, il loro giusto significato, perché siamo figli della concupiscenza. È evidente che Luisa, per poter vivere queste cose da serenamente e tranquillamente, aveva una condizione, uno stato, insomma, sicuramente donatogli dal Signore per grazia, che la rendeva completamente, come dire, al di là di certe problematiche comuni a noi comuni mortali, no? Ecco, comunque, a prescindere da questo, noi certamente, l'ho detto altre volte, il bacio al crocifisso sono gesti chiaramente che si fanno nella intimità, come dice Gesù, entra in camera e chiudi la porta, quello si può fare. E certamente Gesù ricambia quel bacio, stiamo proprio tranquilli. Certo, non lo senti, d'accordo? Non senti le sue labbra posarsi sulla tua fronte, sulle tue guance, da qualche parte, ma stai sicurissimo, d'accordo, che Gesù non si può fare una cosa di quel genere senza ricambiarla. E qui chiaramente, capite, si comprende la dimensione profonda della vita nella Divina Volontà, che è vita di amore, vita sponsale, l'ho detto tante volte. D'accordo? Chi non vive questa dimensione non vive ancora nel divino, perché il rapporto con Dio non è un rapporto formale o con una persona distante o freddo, d'accordo? O con uno che sta col fucile a spianata a controllare quello che fai, d'accordo? Che ti guarda un po' ancagnesco, vedi, hai fatto bene, hai fatto male, ho scritto tutto sul libro nero e poi ti punisco. Cioè, queste immagini che molti si portano ancora dietro di Dio, anche se poi a livello, come dire, teorico, le negano, d'accordo, o le irridono, ma nel fondo del cuore si portano questo dietro, d'accordo, oppure una visione della religione come un insieme di pratiche, ecco, d'accordo, di cartellini timbrati, di firme messe su documenti che purtroppo in qualche modo onerosi dobbiamo farci carico, e così è finito. Ma questo non è il cristianesimo. Guardate anche tante volte tutti quanti i papi recenti, San Giovanni Paolo II, prima di lui Paolo VI, Beato Paolo VI, Benedetto XVI, ci ha scritto tantissime cose, Papa Francesco, tutti quanti a insistere come si debba avere un rapporto di Gesù con Gesù personale, fondato sull'amore. Fondato sull'amore personale, intimo, è una cosa tua, non è una cosa da sbandierare. Cioè, il nostro rapporto personale con Gesù è una cosa per nostra, e chi non ce l'ha già fa comprendere come la sostanza della sua vita interiore sia quasi nulla. È tutto esterno, capite? È tutto, per carità, meglio un'osservanza formale della religione, d'accordo? Che niente, attenzione, non è che uno sta dicendo, però non si è ancora nel cuore della nostra fede.
Ripeto, prima della rivelazione della divina volontà, c'è stato 300 anni prima quello che Gesù ha detto sul Sacratissimo Cuore, che è una festività liturgica della Chiesa. I gesuiti, di cui fa parte il Papa, sono stati incaricati da Gesù Cristo in persona, insomma, attraverso il padre Lacolombiere prima, e poi proprio attraverso un impegno dell'ordine di propagare la devozione al Sacro Cuore e di spiegarne i fondamenti teologici e cristologici. Cosa che i gesuiti hanno sempre fatto egregiamente, insomma, no? Perché con questo discorso dell'amore accolto da parte di Gesù, che non vuole che sia, come dire, misconosciuto, che si reagisca con indifferenza, con freddezza, eccetera, ma che lo si accolga e lo ricambi, è un punto fondamentale della nostra fede cattolica e della nostra vita cristiana. Cioè, Gesù è amore. E le coordinate del rapporto con lui vanno cercate in questa dimensione, non in altre. Io sento il bisogno di sfogarmi con te in amore. Così tu hai bisogno di sfogarti in amore per me, non è vero? Sentiamo una rivolta a noi. Noi sentiamo il bisogno di sfogarci in amore con Gesù? Punto interrogativo. Sia con gli sfoghi d'amore, come se fossimo due innamorati. E poi però, attenzione che c'è anche un'altra dimensione, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti nella verità, quindi con una vita di offerta continua fatta a Gesù, di amore dimostrato attraverso non soltanto le delicatezze personali, ma tutti quei piccoli gesti di cui è fatta la nostra giornata, che compiamo esclusivamente nella divina volontà per amore suo e per nessun altro motivo. O Santissima Vergine Maria, tu sei l'espertissima dell'amore e della vita di amore con Gesù e sappiamo che anche tu cerchi anime che ti amino, che accolgano il tuo amore immenso e lo ricambino. Cui aiutaci a polarizzare la nostra vita interiore, sia con Gesù che con te, su queste coordinate, che sono le più belle e le uniche degne di essere vissute. E così insegnaci anche a concepire rettamente la bellezza e la serietà della divina giustizia e a farcene noi felicemente carico per amore suo e per amore dei nostri fratelli, prendere molto sul serio, cosa che tu fai meglio di tutti, più di tutte le creature messe insieme. Un'anima sofferente, una preghiera umilissima, fa perdere tutta la forza a Gesù e lo fa legare a lei come a lei pare e piace. Questo tu l'hai vissuto nella tua vita terrena, lo vivi tutti i giorni adesso e sai quanto è vero. E anche se non abbiamo la tua perfezione, la tua santità, speriamo in qualche modo di riuscire a viverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.